L'innovativo progetto di welfare comunitario trasforma in realtà l'idea ambiziosa di un piccolo comune dell'Emilia-Romagna. Albinea, in provincia di Reggio Emilia, ha 8.000 abitanti, di cui un quarto è ultra 65enne. Per costruire una nuova casa protetta per anziani e non autosufficienti, si sta sperimentando lo strumento dell'azionariato popolare. Aziende, associazioni e cittadini possono così contribuire a quello che sarà un patrimonio di tutti. Oggi i nostri anziani si recano per queste esigenze in altri comuni del distretto, ritenevamo invece che fosse molto importante mantenere questo collegamento con il territorio anche per dare possibilità poi alle famiglie di avere un contatto anche quotidiano con i propri familiari e con i propri cari. Abbiamo interessato tutta la gente con una piccola quota di partecipazione di 100 euro, poi ognuno può dare qualcosa di più. Ecco perché l'abbiamo chiamato azionariato popolare. Chi acquista le azioni della società Albinea Casa Insieme, partecipata dal comune e dalla parrocchia, copre una parte dei 4 milioni di euro previsti dal progetto. 600.000 euro sono già arrivati dalla regione, 750.000 dal comune, 100.000 dalla Fondazione Manodori di Reggio Emilia. L'imprenditore Vivaldo Cervi ha regalato il terreno e offerto 70.000 euro. Certo che ho fatto tante spese, ma la spesa più bella è questa. Ne sono fiero, orgoglioso e contento. Vorrei ricordare un'espressione molto bella di quel profeta brasiliano che era il vescovo Herder Camara, che diceva: un sogno fatto da una persona rimane un sogno. Un sogno fatto insieme può diventare una magnifica realtà. La casa protetta sarà pronta nel giugno del 2014 e offrirà servizi in sinergia con l'attivo centro diurno, già frequentato dagli anziani del distretto sociosanitario. Dotata di 51 posti letto, di cui 12 in alloggi assistiti, e progettata con attenzione al risparmio energetico, la casa sarà profumata in tutti gli ambienti grazie a un originale studio di aromaterapia. Qui a piano terra, proprio da questa parte, che è la parte est, avremo un grande portico che si prolungherà per circa una quarantina di metri, con tutti i soggiorni e le zone pranzo che si affacciano da questa parte. Dall'altro lato, quindi verso ovest, abbiamo tutte le camere dei 30 posti letto che avremo a disposizione, dove due vanni scala distribuiranno i 12 alloggi assistiti che abbiamo a disposizione. Gli ospiti potranno godere di una vita domestica autonoma e sentirsi a casa, avendo però a disposizione assistenza sanitaria e riabilitazione. La popolazione ha visto molto positivamente questo nostro progetto, perché insieme al fatto di dare delle risposte a dei bisogni, creiamo anche proprio una vera casa di accoglienza di tutti i nostri anziani, perché poi lì all'interno c'è molta familiarità, è frequentata da moltissimi volontari, e più che una casa di riposo, una casa protetta, deve diventare proprio un luogo dove gli anziani si sentono a casa e possono continuare a sentirsi a casa. Noi riceviamo 5, 6, a volte 7 telefonate al giorno dove ci vengono chieste informazioni relative alla nuova struttura che verrà aperta. È importante, perché io ho una certa età e devo dire che ho paura per quello che mi aspetta. Attraverso con le mura di questa costruzione vedo anche un pochino riflessa quella che sarà la mia vita futura. Penso che sia assolutamente un progetto molto valido, un punto anche d'orgoglio per il paese. È un bel progetto, veramente utile a tutta la comunità.